Per una sera Patrizio Oliva è tornato sul ring e proprio a Piacenza, non per un match, ma per presentare la sua autobiografia, Lo Sparviero, ospite del secondo appuntamento della rassegna Dal Mississippi al Po, i libri del Bal Sport, storie di campioni che ci hanno fatto sognare. Giocava in casa l'ex medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca 1980 e poi, tra i professionisti, campione del mondo dei superleggeri. La location dell'incontro era infatti la palestra della Box Piacenza, il pubblico composto da decine di appassionati di pugilato. Ecco come racconta la nascita di questa autobiografia pubblicata nel 2014. Come nasce l'idea di questo libro? Sì, questo libro è soprattutto questo tipo di messaggio, di dire ai giovani che chi crede nei sogni, chi crede in se stesso, i sogni si possono realizzare. E soprattutto è un messaggio a quei giovani del sud che purtroppo più delle volte si lasciano intrappolare dalla criminalità. Per un grande campione dalla tecnica eccezionale come te, beh, questi sono, è certamente un periodo brutto, perché è morto forse il più grande. Da lì, quando era sul ring, andava sempre alla ricerca della perfezione del gesto tecnico, che soltanto i grandi. Via lì invece portò proprio questa innovazione, vedere il pugilato a lui, un'armonia muscolare, un equilibrio straordinario. Senti, tu ti ricordi che cosa hai fatto il primo maggio del 1981? Il primo maggio 1981? Te lo ricordi, allora te lo ricordo io. Eri a Piacenza e hai battuto per KO tecnico René Martin. Ah, è vero, a Piacenza, sì. Un francese, KO al quarto round. Esatto. Con un montante sinistro al fegato. Ogni vittoria ha un grande significato, perché dietro quelle vittorie c'è proprio il valore del sacrificio. Quindi ogni vittoria significa che ti è costata fatica, ti è costata sudore, rinunce. E quindi ogni vittoria per un atleta, visto, mi hai nominato un match da professionista, mi sono ricordato anche il colpo che lo misi KO, perché dietro ogni incontro c'è la fatica dell'uomo, e quindi certamente ci sono degli incontri che poi segnano la tua vita, come il mio primo titolo italiano. È come se uno si innamora per la prima volta di una ragazza, no? Non la dimentichi più, la medaglia d'oro alle Olimpiadi, il titolo mondiale, sono ricordi indelebili, ma posso garantirti che tutta la carriera è indelebile. Un consiglio secco ad un ragazzo che si avvicina alla box? Oggi i ragazzi hanno due strumenti per salvarsi: uno è lo sport e l'altro è la cultura.